Un saluto a tutti gli amici di AppsParadise.it. Io sono Sergio e quest'oggi siamo in compagnia dell'Alcatel OneTouch Idol 3 per effettuare il nostro video unboxing. Confezione che non mostra nulla di particolare se non ovviamente il nome nella parte frontale e qualche piccola caratteristica tecnica riportata qua nel retro, ma che vedremo comunque all'interno del nostro video. Andiamo ad aprire subito la confezione, dove troviamo subito il telefono che andiamo a togliere e a mettere da parte, lo vedremo sicuramente dopo. Troviamo qua una spilletta utile per andare a rimuovere la nostra SIM card e inserire l'espansione di memoria. Troviamo davvero tanta manualistica, ma ce n'è tanta perché sostanzialmente è la guida rapida all'uso, però in molte lingue diverse. Abbiamo un alimentatore USB presa da muro con uscita a un ampere. Troviamo un cavo USB micro USB e delle cuffie di JBL, cuffie che sono decisamente di buona qualità, sicuramente superiore alla media delle cuffie che troviamo su smartphone di questa fascia di prezzo, che potete vedere in ear con cavo piatto anti ingarbugliamento. E in più abbiamo due set per andare a cambiare le dimensioni del padiglione auricolare delle cuffie. Andiamo a prendere il dispositivo che, come suggerisce appunto la pellicola protettiva, ha la particolarità di essere completamente reversibile. Mi spiego meglio: può essere infatti utilizzato sia da questo lato sia da quest'altro, ma non solamente nello sfruttare l'intera interfaccia perché essa girerà, ma anche per andare a effettuare chiamate telefoniche. Infatti nella parte frontale, come potete vedere, avremo qua e qua sotto due griglie che fungono, oltre da speaker di sistema, anche speaker per andare a effettuare delle chiamate telefoniche, e abbiamo anche i doppi microfoni, uno situato qua nella parte superiore a fianco alla porta micro USB per ricaricarlo, e una qua sotto, come potrete vedere, è un altro microfono a fianco al jack audio da 3.5 mm. Andiamo a togliere l'altra pellicola protettiva, che tra l'altro ci va a segnalare che lo sportellino qua della SIM situato sul lato sinistro può essere sfruttato per andare, oltre che a estrarre la SIM, a espandere la memoria integrata, che in questo esemplare è da 8 GB, ma se non erro esiste anche un esemplare da 16 GB in memoria integrata. È uno smartphone interamente costituito in materiali plastici, come potete vedere nel retro, ma è uno smartphone decisamente molto bello. Secondo me è uno smartphone ben rifinito, con il pulsante volume situato sul lato destro e il pulsante per accendere e spegnerlo sul lato sinistro. Nella parte frontale troviamo una fotocamera da ben 5 megapixel, nel retro una fotocamera da 13 megapixel con una batteria non estraibile, ma comunque sia è una batteria da 2000 mAh. Abbiamo ovviamente il 4G. E nella parte frontale in questa versione è da 4.7 pollici. Abbiamo 1.5 GB di memoria RAM e abbiamo inoltre come processore il Qualcomm Snapdragon 410. Non manca ovviamente di LTE. Per il resto il display è un display LCD. La risoluzione è HD, quindi 1280x720 pixel, 312 sono i pixel per pollici, ed è un display che devo dirvi che è decisamente ben realizzato. L'altezza è di 134,6x65,9x7,6 mm di spessore. Uno smartphone estremamente portabile e grazie ai suoi 110 grammi lo rendono davvero uno smartphone molto compatto. Detto questo, volevo farvi solo vedere in modo molto rapido l'interfaccia di questo dispositivo, che è Android alla versione 5.0.2. Ho ricevuto proprio poche ore fa un aggiornamento di sistema che non ha modificato la versione di Android, ma presumo abbia apportato qualche miglioramento. Come potete vedere è Android alla praticamente stock, con qualche leggera personalizzazione da parte di Alcatel, ma con davvero molte applicazioni che sono state installate all'interno di questo dispositivo. Volevo far vedere solamente la versione di Android e poi per il resto vi dovrò far aspettare fino alla recensione completa. È uno smartphone che sto già testando sostanzialmente da una settimana circa, la recensione arriverà tra non molto. Uno smartphone che devo dire mi sta soddisfando molto da parte dei miei test, e ci tengo davvero molto anche a ringraziare Alcatel per averci concesso
adesso questo dispositivo in test. Fateci qua sotto, qua sotto nei commenti, domande riguardo a questo dispositivo. Cercheremo di fare il possibile per andare a rispondervi all'interno della recensione completa. E non mancate di mettere un bel mi piace e di condividere questo video. Per il momento direi che è davvero tutto. Un saluto da Sergio per appsparadise.it.